Amici, benvenuti a Two Star. Allora, prima di cominciare, come sempre, a te che sei artista, ricordo come partecipare. Vai sul nostro sito globogioco.it, sezione progetti, clicca il logo Two Star e troverai tutte le informazioni e anche il modulo di adesione. Non dimenticare, mostraci di che arte sei fatto. Benissimo, allora, passiamo all'ospite di oggi. E oggi con noi un fotografo professionista. È a Two Star, Domenico Schipani. Vieni, Domenico! Accomodati pure. Ciao. Benvenuto a Two Star. Allora, noi ci conosciamo nella vita, direi anche molto bene. E anche forse da troppo tempo. Oggi sei mio ospite a Two Star. Sei pronto per le mie domande? Prontissimo. Allora, sei un fotografo di professione. Quando hai capito che la fotografia era la tua strada? Allora, la mia storia inizia nel 78, in quinta elementare. Ho iniziato a fare un corso di fotografia perché c'erano delle attività opzionali nel pomeridiane, tra queste c'era anche un corso di fotografia, che premetto, io allora di fotografia non sapevo nulla, non sapevo neanche cosa fosse. Quinta elementare, direi. Però adesso quelli di quinta elementare sanno cos'è la fotografia, sono cresciuti con la fotografia, hanno sempre visto fare le foto perché ci sono i telefonini, tutto quanto, mentre invece allora di fotografia, se volevi una foto ti vestivi e andavi dal fotografo, per cui parliamo di anni. Era un'altra epoca, era sicuramente. Un'altra epoca. Ti capita di vedere un servizio fotografico? Riesci a non guardarlo con l'occhio del professionista? No. Non avevo dubbi. Preferisci il rullino o i pixel? Ma guarda, questa domanda qui è abbastanza complicata perché bisognerebbe in ogni caso intavolare un discorso. Io oggi preferisco il pixel perché comunque la fotografia non è pellicola o pixel. Fotografia significa catturare delle immagini, quello è soltanto il supporto su cui si salvano, su cui si memorizzano, ma non cambia una dall'altra, dipende sempre, è il fotografo che fa la fotografia e quello è un supporto su cui memorizzarla. Ecco, quindi lui, come vedete, guarda l'arte e non il mezzo che usa per fotografare a questo punto, no? Sì, fino a un certo punto, perché comunque in ogni caso il mezzo ti serve per poter esporre al meglio la tua arte in ogni caso, perché facilita magari, no, il mezzo? Sì, facilita. Comunque più che facilitare, ti fa fare un lavoro migliore. Ho capito. Sei anche un video operatore o videomaker? Sì, da circa 15 anni. Hai realizzato anche foto e video per matrimoni ed eventi? Beh, diciamo che per un periodo della mia vita è stata la mia attività principale, quella di matrimoni. Ma un fotografo, una curiosità, ai matrimoni riesci a mangiare? Sì. No, diciamo, mettiamo da parte i nostri spazi per riuscire anche a mangiare, anche perché tenete presente una cosa, che al matrimonio, se un fotografo professionista, quello che gestisce il matrimonio è il fotografo, di conseguenza si riesce ad avere anche i suoi spazi per poter mangiare o fare, anche perché qualsiasi cosa ci sia dubbio da parte degli sposi vanno a chiedere al fotografo. È certo che sì, anche perché il fotografo penso che veda tanti matrimoni, no? È proprio, diciamo così, il mestiere che non manca ad un matrimonio assolutamente. Sì. A parte gli scherzi, è un po' calato. A parte questa cosa, questa curiosità, insomma, volevamo scherzare se mangi o meno il matrimonio. Il lavoro del fotografo non è solo dietro un obiettivo, c'è anche la post-produzione. Quanto è importante? Allora, diciamo che il lavoro del fotografo è prima dell'obiettivo, poi c'è l'obiettivo e poi c'è la post-produzione, perché lo scatto non è una fotografia, è l'atto finale di una fotografia, perché prima va costruita, va memorizzata, va comunque realizzata una posa prima di riuscire a fare uno scatto, dopodiché c'è anche la post-produzione, che anche quella è importante, dipende sempre da come si lavora prima. Se si lavora bene prima, la post-produzione è poca, se si lavora male prima, la post-produzione è tanta, perché alla fine bisogna fare un risultato perfetto. Quindi tu pensi che i fotografi improvvisati, oggi ce ne sono parecchi perché pensano che avere una bella macchina fotografica sia già essere un fotografo, pensi che loro nel post-produzione dovranno lavorare veramente tanto, visto che non sanno impostare bene una macchina fotografica? Assolutamente sì, io ho provato a lavorare foto di fotografi, pseudo-fotografi che non sono riusciti a terminare un servizio, ho dovuto sistemarglielo io perché non c'era verso di farlo. Certo.
Allora, nella tua carriera so che hai fatto anche il fotoreporter. Cosa fa un fotoreporter? Allora, il fotoreporter, diciamo che è stata la parte che ricordo meglio della mia carriera. Ho lavorato come fotoreporter per diversi giornali, sia nazionali che regionali, diciamo a livello comunale. E il fotoreporter non fa altro che raccontare una notizia attraverso le proprie foto. Quello che diceva il mio direttore era: una foto vale più di 1000 parole. Bella questa cosa. Quello del fotoreporter, secondo te è un mestiere scomparso? Sì, purtroppo sì, per una questione economica. Allora, abbiamo parlato di reportage, matrimoni. Nella tua lunga carriera hai fatto foto di altro genere, paesaggi, che so, modelle? Sì, diciamo che ho fatto foto a 360 gradi, perché ho fotografato modelle, anche sfilate di Miss Italia, ho fotografato concerti, ho fotografato paesaggi anche, ma i paesaggi di solito l'ho fatto più per me che per lavoro, perché difficilmente mi commissionano un paesaggio da fotografare. Certo. Ho fotografato anche still life a livello industriale, no, per quello ho fatto foto, diciamo, a 360 gradi un po' tutto, sia in Italia che all'estero. E Domenico Schipani, cosa preferisce fotografare? Personaggi, oggetti statici, paesaggi, cosa preferisce Domenico Schipani? Diciamo che io preferisco le persone, che siano personaggi o che siano persone sconosciute, ma preferisco fotografare le persone. In ogni sua sfaccettatura, tra l'altro, ma a me è sempre piaciuto fare fotoreporter perché io ho a che fare con molte persone. Quello che fotografavo io erano le persone. Diciamo che quello lì è stato il periodo migliore per quanto riguarda il fotografo. Poi tenete presente una cosa, che il fotografo è un mestiere, un'arte molto molto difficile. Non è che ho una macchina fotografica, esco al mattino, faccio il servizio fotografico e rientro a casa. Devo sapere cosa faccio e devo sapere che quando esco devo portare a casa il servizio fotografico, non posso avere sorprese. Però le persone tra l'altro sono le cose più difficili da fotografare. Beh certo, anche perché penso che non tutti siano nati modelli, per cui bisogna anche cercare di dargli qualche dritta per le pose, per farsi fotografare in qualche per maniera. Quando si tratta di pose sì, ma tante volte devi fotografare, devi un po' rubarlo lo scatto. Diciamo che è un reportage. Esatto, è un reportage. Forse le foto rubate sono sempre quelle... Sono più spontanee. Più spontanee, certo. Allora, qui si apre un mondo, lo so già. Cosa pensi della selfie mania? Non è foto. Non ha pensiero sulla selfie mania. Cioè non è foto. Non purtroppo, c'è pensiero. Purtroppo l'avvento del telefonino, cioè la macchina fotografica all'interno di un telefonino, ha un po' ammazzato la fotografia, che è un'arte, non lo è più, o meglio, chi fa queste foto non sta più facendo un'arte, ma soltanto sta facendo delle foto. Poi la selfie mania non fa altro che deformare il viso, perché comunque hai l'obiettivo troppo vicino. Pensate che Google nel suo ultimo modello di telefonino non permette più di fare i selfie, proprio per questo motivo, perché si sta rovinando la fotografia. Mi hai dato una brutta notizia, perché io la selfie mania ce l'ho. Ma non hai quel telefonino lì. Meno male. Allora, di recente so che hai realizzato dei video musicali, perché ne ho fatto parte anch'io. Quanto tempo ci hai messo a realizzare questi video, dove cantavano parecchie persone, quindi hai dovuto unire parecchi pezzi? Una settimana, giorno e notte. Vero? Tanto, tanto tempo. Allora, sì, anche perché purtroppo, come dicevo all'inizio, se fai un buon lavoro prima, lavori meno dopo. Se arriva il materiale scadente, devi lavorare di più dopo. Beh, certo. Cosa pensi quando sei dietro un obiettivo? È più importante il soggetto o quello che lo circonda, quello che c'è intorno? Vabbè, è più importante il soggetto, naturalmente, però va contestualizzato. Di conseguenza un soggetto va messo all'interno di un contesto e bisogna valorizzare tutto quanto. Bisogna anche curare quello che è intorno, esatto. Insomma. Ed eliminare gli elementi di disturbo. È difficile bilanciare colore e luci? Ecco, in questo caso oggi viene incontro la tecnologia. Quello che non fai in produzione lo fai in post-produzione, dove riesci a bilanciare tutto quanto, perché purtroppo con le luci che ci sono oggi, soprattutto i mezzi, quelli non professionali, fanno fatica a correggerli, per cui li devi correggere dopo. Infatti la prossima domanda parlava proprio dei programmi che aiutano questo aspetto, insomma, che ti aiutano a fare questo bilanciamento tra colore e luci. Quindi trovi pratico e preferisci avere a disposizione questo tipo di programmi che aiutano?
Sì, adesso è impossibile non averli. Per un fotografo professionista è impossibile non avere un programma. Se non ha un programma perché non è capace di utilizzarlo, fa fare a qualcun altro, ma è obbligatorio averlo. Chi volesse contattarti per un evento, per un servizio fotografico, hai un sito internet, hai dei contatti da dare ai nostri amici? Ho un sito internet che è... Di pure come raggiungerti. Sì, è semplicissimo, www.fotoschipani.it. Benissimo. Su questo sito trovate più o meno tutta la mia storia e un po' di miei lavori. Non tutti naturalmente, perché primo non si possono pubblicare tutti quanti, perché io fotografando le persone alcune mi danno l'autorizzazione per poter pubblicare, altre no, per cui in ogni caso non sarebbe neanche necessario vederli tutti una volta che... Beh, certo, ce n'è una qualcuno volta che si vede la tecnica che usa un fotografo. Allora, durante eventi e feste si vedono parecchie scenette divertenti. Tu giustamente di scene te ne intendi, raccontaci un episodio divertente che ti è capitato durante la tua carriera. Allora, a un matrimonio, ne avrei tanti da raccontare, però immagino. Qualche anno fa ad un matrimonio, era estate, luglio, faceva molto caldo, gli sposi, io ero, era un momento che eravamo fermi perché si stava pranzando, e vedevo da lontano, perché comunque quando sei a un matrimonio, nonostante io sia, io come tutti i miei colleghi, fermi a pranzare, ma abbiamo sempre un occhio su tutta la sala per vedere cosa succede. Per essere pronti ad intervenire con... Esatto, perché ci sono dei momenti che... Per catturare le immagini, devi catturare, certo, in quel momento, perché sennò poi non li hai più. E vedevo lo sposo che continuava a bere, beveva parecchio ed era ubriaco. Dopo un po' si è alzato ed è andato fuori. Fuori da questo ristorante c'era una piscina. Oh mamma, no, ho già capito. C'era una piscina. Lo sposo, appena visto la piscina, si è fiondato di corsa e si è buttato dentro, vestito. Fortunatamente era estate, allora l'anno poi sono andati dentro a recuperarlo. Ma la sposa lo ha raggiunto almeno? No, la sposa si è un po' arrabbiata. In quel momento si è un po' arrabbiata, poi non so come è andata a finire, però si è un po' arrabbiata. Immagino. Bene, le domande per il nostro Domenico Schipani sono finite. Voi rimanete lì perché poi c'è lo Star Quiz di Domenico Schipani. Vi ricordo che TuStar è un progetto di Globo e Brianza e ci trovate su tutti i social network, quindi Facebook, Instagram, YouTube e anche TikTok. Vi lascio allo Star Quiz e ci vediamo alla prossima. Ciao Domenico e grazie per essere stati con noi. Ciao, ciao amici. Domenico, sei pronto per lo Star Quiz? Pronto. Allora, pronti, partenza, via. Il tuo soprannome? Skip. Segno zodiacale? Toro. Piatto preferito? Carbonara. Cinema o TV? Cinema. Dai voti da 1 a 10 per amore? 8. Lavoro? 10. Vacanze? 10. Soldi? 7. La prima canzone che ti viene in mente? Motocicletta. Cantane un pezzettino? Non mi viene in mente adesso, aspetta, Dolce Motocicletta. 10 HP. Dolce o amaro? Amaro. La cosa più amara nella tua vita? Separazioni. Devi dire 5 volte molto velocemente la parola bianco. Bianco, 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 bianco. L'hai detto 4. Cosa beve la mucca? Acqua. Mi ha fregato. Discoteca o stadio? Nessuno dei due. Apri una porta in un sogno, chi c'è dietro? Belen. Hai una catapulta, chi ci metteresti sopra da lanciare lontanissimo? Le ex mogli. Grazie Domenico. Prego.